Oggi presentiamo a noi Mahindra, una macchina Q100 che entra in segmento più concorrenziale, in compatto SUV di città. Questa macchina offre tanti cose di SUV, tutte caratteristiche di SUV in un segmento di città di SUV, con una abitabilità ampia all'interno della macchina, con tanti equipamento, pieno di equipamento impresso noi da 10.480, che lanciamo a partire dai due allestimenti, K6+, K8, con 6 colori, con 6 colori. Questi Q100 c'è un motore brillante, un motore con tante prestazioni, con 82 cavalli, una coppia ampia di 115 Nm in 3.500 giri, quindi dà una prestazione buona per città, una prestazione di stop go in città, anche per guidare buono in autostrada, questa macchina va bene. Quanto riguarda il cambio, di leva di cambio, c'è una cosa come joystick, come gioca joystick, questi cioè, non ci dai fatica quanto guida in città con tanti cambiamenti, non proprio studiato di esigenza di cliente che guida in città, per anche di fare facilmente per loro per guidare, anche di non stancare tanto di braccio, questi leva fai tanti aiuto in questi. Questa macchina è già pronta a concessionare, il nostro concessionario in Italia. Fino ad aprile, prima settimana di maggio, c'è macchina per vedere di cliente e anche ordinare. Quindi da breve noi già ce l'hai questa macchina in mercato. Noi prevediamo di vendere almeno 100 pezzi al mese in primo quest'anno. Quindi quando riguarda circa 1000 pezzi in quest'anno. Noi abbiamo fatto ricerca di cliente anche. Questa macchina vuole puntare come segmento primaria con un'età di 45-59, che influisce anche altri due segmenti, questi segmenti di donna, che sempre chiede di suggerimento di marito di prendere una macchina, anche come style accattivante, come una SUV, donna vuole piacere guidare alto, questi c'è guida alto. Un altro segmento noi previsto per toccare con questi prodotti, questi di neopatentati, perché questa macchina con questi cavalli, questi motori, entriamo per guidare neopatentati, che influiscono questi di parenti di padre e anche madre di 45-50 anni. Questo è il segmento primario, questo è il secondo segmento di 30-45 di persone, che c'è piccoli bambini per spaziosità interna, cioè accomodare tutto dentro.